No! No, raga, fa troppo schifo. Ciao, noi siamo il cast di Scam Italia. Vero, ciao. Oggi vi propongo un gioco. Avete presente un 2 Baran a cui avete già giocato? Sì. Perfetto, è una variante che si chiama un 2 Tisan. Ognuna di voi avrà la sua tisana. Una con l'aglio, una con la cipolla, una col peperoncino, una col cavolo. A ogni multiplo di 3 o numero che contenga il 3, regola aggiunta da me, invece di dire il numero si dice tisan. Chi sbaglia beve e rispondete a una di quelle domande. Chiaro? No, okay, non voglio fare questo gioco. Io non l'ho capito. Concentratevi. No. Concentratevi. 1 2 tisan. 4 5. Ci posso riflettere? No, non ci puoi riflettere. E che numero sta? Decido io. Bevi. Ti sono vicina. Posso bere un sorso suo? No, 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 palesemente broccoli. Mio. Non mi potevo aver fatto storia. In questo momento sei tipo la persona più disgustosa del mondo. Racconta un episodio divertente di quando eri un vero studente del liceo. Durante l'ora di matematica abbiamo deciso, la nostra compagnia si portava il vestito da sposa, un nostro compagno si vestiva da sposo e io facevo il prete. C'è stata la nota, nonostante i ripetuti richiami, continuano a celebrare un matrimonio durante l'ora di matematica. Tocca a me. Ah, ok. 1 2 Tisan. Tisan? No! Bevi, non va mai. Però è vero, deve essere. Ragazzi, veloce. Allora, io vai. Ho il peperoncino. Da dove? Io la do per finta. Vabbè, per hai appena bagnata l'età. Sei troppo buono, Pia. C'è mai stato un flirt durante le riprese di Scam? Allora, che io sappia, no. Come che tu sappia, no? Ma se tu sei la prima. No, non ce l'ho mai fatto. Nicolas. Io ho avuto dell'autoeuritismo con Luchino. Ok. Sì. Comunque, secondo me ci sono state le bugie, ma va bene così, andiamo avanti. 1 2 3 e 4. No! Oh! Tu sì, è sì. Broccolo, no? Sì. Che cos'è? Broccolo romano. E scialla. Sa di brodo. Il momento più imbarazzante che ti è capitato in scena? Quando ho colpito alla testa forte il protagonista. E gli ho fatto un ficozzo. Nicolas Gervini. Ed è stato dovuto mandare al trucco per coprirlo. Ha sbattuto. Ma hai capito proprio boom così. No, ma speccato il telefono. E poi ho fatto subito scusa. Vabbè, non è che vale. Io non voglio starti vicino. Però imbarazzante da te, da capo. 0 No, è uno di no, però bevi. Però bevi, devo controllare. Oddio, si sente male. Di che sa? Sa di cose brutte. Quante volte ti riguardi su Netflix non appena esce la serie? 2 volte. Sa poco, ma però tipo vedi, per esempio, che ne so, io metto la testa sotto il cuscino quando ci sono io. No, io non vedo l'ora che ci sono, ma mi faccio schifo ogni volta. Ricominciamo, dai. Da Bea Serrati. Che devo dire? Bevi. Hai bevuto pochissimo. È piccante. Zitto. C'è stata una ripresa in cui non riuscivi a smettere di ridere? Cioè, vabbè. Era lui? Sì. Perché sì, a un certo punto sul nulla è iniziato a fare tipo. C'era quel gallo, ti ricordi? Che ha iniziato. Sì, che a un certo punto è iniziato, cioè, a fare. In una scena clou di tutta la stagione. Esatto. Stavamo facendo fatica a farla quella scena perché era molto complessa, eravamo in tanti. Nel momento di silenzio inizia a cantare il gallo. Non riuscivamo a smettere, ma a un certo punto greve, cioè nel senso abbiamo iniziato a ridere. Però posso dire è stato molto bello perché è stata l'ultima scena della maggior parte del gruppo. Sì, era sì. L'ultima scena dell'ultimo giorno, quindi devo dire. L'ultimo canto del gallo. L'ultimo canto del gallo. La ricordo. 4 Una tosse. 5 Te ban. Bevi. Ma te che avevi? Non mi ricordo. Io c'ho aceto balsamico, roba no, buona. No, lui c'ha ricotta e pere. Ma se sei. Mu vomita. Sono curiosa. Sono un passo dal vomito. Il momento più assurdo con una fan. Un autografo su un seno. Ah sì? Vedi, lo Franceschino. Hai fatto solo la firma o c'hai scritto anche una lettera? No, c'ho scritto una lettera. Cioè, scusami. Tutte e due la fan. Una ragazza mi ha inviato in chat una foto. Al posto della faccia della Madonna, la faccia sua. E al posto della faccia di Gesù, la faccia mia. 8 Tisan. 10 Tisan. Sì. Ma perché? Le reazioni loro, cioè sono quella là, il broccolo romanesco. C'è stata una battuta del copione che proprio non riuscivi a ricordarti. Tutti potete confermare che io sono super professional. Mi ricordavo tutto. Lea. Questa è la risposta. Non fa la faccia perplessa. Anche perché sennò tutto preso.
Io sì. Devo dire una battuta e non riuscivo a dirla. È rimasta. E non se la ricordo. Non se la ricordo. Non se la ricordo, ma l'ho detto. Infatti poi non l'ha detta. Stop. Bravo. Bravi, bravi. E adesso io deciderò, anzi ho già deciso, chi sono state la persona migliore e peggiore di questo gioco. La persona peggiore di questa partita è stata Nicole. Bravo. No, io mi oppongo totalmente. Invece, sorprendentemente, la persona migliore è stata Nicolas. A chi dedichi questa vittoria? La dedico a quella ragazza che mi ha paragonato a Gesù Cristo. A Gesù. Bene, e adesso salute! Dai, forza! Io la... ci sono... No, ho ripreso l'aglio! Io la brucio questa. Ciao! Ciao.